Eccoci qua, fine ottava edizione, Sette Colli, com'è andata? Com'è andata? Abbiamo mangiato poco perché Sette Colli, che poi sto premio Sette Colli mi fa ridere, che sembra il premio di Dracula, Sette Colli, una cavolata però voglio dire. Bene, è andata bene, un sacco di premi, un sacco di risate, abbiamo visto giocatori da tempo, insomma, vecchie colonne della Roma e niente, siamo ancora qua. Tra un po' ce ne andiamo perché ci cacciano. Ci sono acchiacciati. Siamo quasi al termine, però bene, voi che avete ripreso, che sembra una bella festa. Grandissima, grande affollamento. Esatto, molto affollamento. Grande contributo per questo evento pre-derby e esatto. Diciamolo anche con fair play. Sì, un derby col fair play, anche se è difficile che derby sia un po' col fair play, però speriamo, insomma, io mi auguro, insomma, che essendo romanista sembra che la Lazio sia favorita, già un buon segnale. Dicono che vincerà, vediamo. Vediamo, quando si è favoriti di solito non è, però che devo dire? Vedremo, tanto tra poche ore si saprà. Perfetto, vuoi dire altre due, qualche anticipazione tua anche di quello che stai facendo adesso? Io ultimamente cosa sto facendo? Gli spettacoli in questo breve tempo che poi riprenderò il nuovo programma che si sta, ma non si dice mai prima si fa. Pescaramanzia, certo. Però sto al Puff di Lando Fiorini e poi ho delle date giù in Puglia, Calabria e... Tanto loro ti seguono, dove ti seguono? Già ti seguono, però chi ti volesse inseguire ancora, dove ti segue? Su www, no, andiamo sul sito, lì è tutto aggiornato, poi anche su Facebook, www.alessandosera.com e su Facebook si vedono tutte le date, le informazioni utili per venire a vedere gli spettacoli. Perfetto, io Alessandro ti ringrazio. Ringrazio voi, buon proseguimento, se può dire alla fine, forza Roma. Forza Roma, ciao. Grazie. Ok.